Boom, 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 boom. You got your boy child coming. Now, Muddy was Muddy way don't before I came along. I got a mojo too. I got the Johnny Cockeroo. I'm gonna mess with you. Gianfranco Piria presenta Me and Blues. Questo è Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, nato nel 1999 per iniziativa di Eric Clapton. Il Crossroad Guitar Festival è giunto già a diverse edizioni, nel 2019 alla sua sesta edizione, tenutasi tra il 20 e il 21 settembre all'American Airlines Center di Dallas in Texas. Clapton ha riunito il meglio dei chitarristi mondiali come Jeff Beck, Gary Clark Jr., Robert Cray, le band come Los Lobos, tedeschi Chucks Band e tantissimi altri ancora. È stata una festa imperdibile per gli amanti della chitarra del blues e del rock blues. Eric Clapton Friends, qui a Me and Blues. Yeah.
Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Una carriera di tutto rispetto a quella di Kenny Way Shepherd, con una buona serie di dischi sia in studio che dal vivo. Questo Straight to You Live lo aveva pubblicato dal vivo nel 2020 dopo il live in Chicago. Kenny Way Shepherd è una vera forza della natura, capace di dare sfogo non solo alla sua tecnica sopraffina, ma soprattutto a un estro e una fantasia che in studio vengono necessariamente sempre sacrificate. Un disco che ha sancito la maturità conquistata di questo musicista molto bravo con una band di tutto rispetto. Il brano che ho scelto per voi è questo Blue on Black, Kenny Way Shepherd, Me and Blues.
State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Damon Flower è uno straordinario chitarrista blues rock, uno che sa tenere in mano la chitarra ed è stato paragonato a Johnny Winter e Duan Allman. Fiero e molto diretto, coniuga rock blues con grande perizia, tanto che i suoi precedenti dischi avevano ricevuto il plauso di varie testate del settore americane e non. Live at Al Palladium è stato registrato insieme all'armonicista Jason Rich e contiene brani scritti dallo stesso Flower, ma anche brani di Gay Clark e Little Walter. Questa è Up the Line, Damon Flower, qui a Me and Blues.
go. You don't have to worry, no, I won't be back no more. I'm cutting out.
Una delle vere superstar della scena blues britannica è Joan Taylor, cresciuta in una famiglia di musicisti nelle Midlands occidentali dell'Inghilterra. Giovanissima con la sua band frequentava i locali come il Ronnie Scott e il Marquez, due famosi locali di Londra. Erano gli inizi degli anni 2000 quando David Stewart degli Victims la scoprì all'età di 16 anni e la arruolò per andare in tournée con lui, membro del suo supergruppo. Grazie a Joe Bonamassa è tornata in auge dopo un periodo un po' buio. L'album è Blues from the Hit Live. Il brano è questa If I've Been Loving You Too Long. Joan Taylor qui a Mean Blues.
State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Black Bun Brothers sono già eroi pluripremiati nel loro paese natale, il Canada, con un'eredità che risale al loro acclamato padre, la star del rhythm and blues Bobby Dean Blackburn. È una storia familiare che risale con orgoglio alla Underground Railroad. Base della loro musica sono i ritmi implacabili, le loro voci si combinano in armonia con linee ed effetti di chitarra unici. Soul Funking Blues è un tributo ai vecchi eroi della black music e un riconoscimento per tutti quei pionieri che hanno tenuto alto il prestigio della storia del blues. The Black Bun Brothers qui a Me and Blues. Myself. I think about your picture lying on the shelf. I know, won't you let me go? I want you to say to me that it's full of love and mystery. I know, won't you let me go? Take away from insecurity. For you and me, I know. Won't you let me go? Every time I wonder if you're okay, there is something that I have to say. I know. Won't you let me go? I want you to say to me, you're in charge of your destiny, I know. Won't you let me go? Time will tell if you hear my plea. I wish you well, bow down on my knees, I know. Won't you let me go? I know. Won't you let me go?
La tradizione dell'arte della session in ambito musicale si perde nella notte dei tempi. Super Session di Blomfield e Al Kooper e Stiers del 1968 probabilmente ha ispirato anche Lost in Paris Blues Band, un quintetto di musicisti con una sessione ritmica di artisti francesi capitanati da Paul Personas. A questi si sono uniti altri nomi importanti, tra cui Robben Ford. Era il 2015 e chiusi in uno studio di registrazione hanno portato un gran disco, molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Downtown, Paul Personas and Robben Ford, qui a Me and Blues. Going down, when I hold you in my arms, when I push you all around, I wanna break your bottle, baby, spill out all your charms. Come on now, set off all the burglar alarms. Going down, 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 town, town. We're going down, town, down. The sugar man in the Temple Street gloom. I'm drinking Chivas Regal in a frugal room. Just another dead soldier in a powder blue night. Red pants turns to sugar man and says, everything's alright. Going downtown, downtown.
sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, il chitarrista blues di Boston Monster Mike Wilk. Da molti anni è un veterano della scena blues internazionale. Wilk si è ritagliato una nicchia da chitarrista molto esperto e molto richiesto, tanto da aver collaborato con gente come Shemeika Copeland, Ronnie Hearn, Duke Robiland, Johnny Winter e tantissimi altri ancora. Bastano solo questi nomi per capire qual è l'importanza di questo musicista. Non peraltro nel 2019 ha vinto anche un premio come miglior chitarrista. Teen Years Ago, per voi qui a Me and Blues, Monster Mike Wilk.
Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues. Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria. This ain't nothing but the blues, expressed in a beautiful kind of way, through the interpretation of some candy bars. See how many you can recognize, okay? Look here. One payday, Mr. Goodbottom, he had $100,000 in his pocket. So he decided he wanted him some good and plenty. And he didn't care if he got it now or later. So he went out and he found Miss Hersheybach. You know, the one with almonds. So the first thing he did, he took her up on Fifth Avenue. You know where the Clark Bar is located. Now, when he got her there, he took her behind a building known as the Powerhouse. This scared the heck out of her, because she thought that he was gonna try and make her suck his butterfinger. But instead, the first thing he did, he reached down and he kissed her right on the milk duds. Then he started playing with her mounds. You know that was an almond joy. Made his Tootsie Roll. That ain't nothing. Made her Milky Way. Now, that's when she became a bit promiscuous, and she used to grab him by the Peter.